Bentornati e bentornate qui su Heller Channel. Oggi vedremo insieme quali sono le 5 cose che dobbiamo smettere di fare se vogliamo avere successo. Perché dico 5 e non 10? Perché se volete vedere le altre 5 dovete fare una piccolissima azione, ovvero mettere un like. Quindi se siete curiosi di sapere quali sono queste 5 cose, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo appunto tanti like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Heller Channel. Io vi mando il solito bacio e vi aspetto dopo la sigla. Cosa numero 1: smettete di vivere alla giornata. È vero che vivere alla giornata fa figo perché non ti preoccupi del domani, perché dici no, ma io sono nel presente, io vivo nel presente, nel qui e ora. Vivere nel qui e ora non significa vivere alla giornata. Vivere alla giornata significa lasciare che accada tutto ciò che noi non vogliamo accada, lasciare che si intromettano tutte le cose che ci portano lontani dalla via del successo, lasciare che passino tutte quelle cose che noi nella nostra vita non vogliamo. Quindi vivere la giornata, no, smettete proprio l'idea, smettete, toglietevi l'idea di vivere alla giornata. Cosa numero 2: smettetela di pensare in piccolo. Dovete pensare in grande! Le persone che hanno successo pensano in grande, hanno grandissimi obiettivi, hanno una grande missione di vita, hanno delle cose meravigliose nella testa. È ovvio, dopo pianificano spezzettandoli in piccoli obiettivi raggiungibili quotidianamente. Però dovete pensare in grande, non dovete aver paura della vostra grandezza e del vostro potere. Smettete di pensare in piccolo. Punto numero 3. Basta cercare scuse. Allora, i vincenti hanno risultati, i perdenti hanno un sacco di scuse. Le scuse non servono a niente. Se non siamo riusciti a raggiungere un determinato risultato, va bene capirne la causa, ma non ci deve servire come scusa. E poi smettiamola di cercare le scuse anche quando non ci sono. Il gomito che fa contatto col piede, oramai non se la beve più nessuno. Smettiamola di trovare scuse. Se non ci è andata bene una cosa, ci rimbocchiamo le maniche e la facciamo andare bene. Punto numero 4. Il cambiamento avviene in un giorno. Ta-ta! Domani voglio fare questo. Ta-ta! Esiste la magia. Ta-ta! Smettiamola di credere che tutto avviene subito, che si può avere tutto subito. Tutto subito è un concetto che deve uscire dalla nostra testa, deve finire, perché non arriva niente di totale e completo subito. Noi possiamo immaginarci anche il viaggio più lungo del mondo, ma dovremmo farlo un passo alla volta. Noi potremmo immaginarci anche di arrivare su un altro pianeta, sulla Luna, ma dovremmo farlo per forza un passettino alla volta. Quindi dobbiamo smettere di pensare al concetto di tutto subito. Numero 5 e ultimo punto: smettiamo di cercare la perfezione. Quando iniziamo a fare qualcosa, quando abbiamo un progetto, non possiamo pensare di iniziare quel progetto come se l'avessimo già finito. La perfezione non esiste. Esiste l'essere in cammino, il fluire, il pantarei. Esiste continuamente migliorarsi. Esiste continuamente essere meglio di ieri e peggio di domani. Smettiamo di pensare alla perfezione. Bene ragazzi, se volete sapere quali sono le altre 5 cose che dobbiamo smettere di fare per avere successo, ovviamente non vi rimane che lasciare tanti like. Al raggiungimento di 200 like pubblicherò anche il video con le altre 5 cose che dobbiamo smettere di fare per avere successo. Mi auguro che questo video vi abbia tenuto compagnia e vi sia anche piaciuto. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale, è gratis e sicuramente non è una di quelle cose che dobbiamo smettere di fare per avere successo, ma soprattutto attivando la campanella delle notifiche sarete sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Io vi ringrazio di essere stati con me per tutto questo video. Se volete scrivermi sotto nei commenti quale sarà la prima cosa che smetterete di fare dopo aver visto questo video, io ve ne sarò tanto grata, e aggiungete anche un piccolo cuore così io saprò che avete visto il video fino a qua. Vi ringrazio tantissimo, vi mando il solito bacio e tanto, ma tanto amore.